Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che non è un video programmato, devo essere sincero, perché è stato girato e montato al volissimo solo per voi, ma soprattutto per omaggiare uno degli artisti più importanti del nostro Novecento. Purtroppo, come molti di voi sapranno e avranno letto sui giornali o sulle testate online, si è spento nella tarda serata di domenica 1 marzo a Lubiana, il più celebre artista sconosciuto, come si definiva lo stesso Ulay. Aveva da poco compiuto 76 anni. Ulay, che è uno pseudonimo, è stato sì un performer, ma anche un grandioso fotografo e un amatissimo docente, pioniere indiscusso della performance art. Che Ulay e Marina Abramovic, sua compagna per 12 anni, abbiano scritto uno dei capitoli più importanti per questo tipo di arte, uno dei capitoli più discussi, originali, spesso anche ipersfruttati, è fatto ormai risaputo. Le loro performance, il loro uso del corpo per qualificare questo tipo di arte ha letteralmente segnato generazioni di artisti, ma non solo. Con il video di oggi cercherò per sommi capi di ripercorrere le tappe fondamentali sia della vita di Ulay, ma soprattutto della sua attività artistica, che purtroppo, diciamocelo, sono ancora un po' troppo poco studiate. Ulay nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, il 30 novembre 1943, figlio tra l'altro di un gerarca nazista. Resta orfano abbastanza precocemente. Ulay viveva quel senso di colpa, che tra l'altro era diffusissimo nella generazione post-conflitto, sia per le azioni naziste, ma soprattutto perché soffriva la spaccatura in due della Germania. Questa scissione intima e dolorosa lo pervadeva e lo divorava da dentro, tanto da rifiutare per sempre il suo cognome e lasciare così la Germania per Amsterdam, verso la fine degli anni 70, dove assieme a due galleristi, Wies Smalz e Mia Visser, fondò la The Appel Foundation. Tracciando a ritroso tutto il suo percorso artistico, si comprende quanto le pratiche legate al corpo, la liquidità di gender, la declinazione di un'identità in transito, si attorciglino tra loro in maniera conflittuale con il proprio io. E si capisce anche quanto l'arte dimorasse nella sua vita psichica, come proiezione ed elaborazione di questo, chiamiamolo, peccato originale nazista. Attraverso l'uso della fotografia analogica e soprattutto della Polaroid, Ulay intraprese una ricerca profondissima sull'identità, non solo la sua, ma più in generale di quella che oggi la potremmo definire come la cultura queer, ad esempio fotografando travestiti e transessuali, che negli anni 70 non era poi così scontato, e indagandole anche attraverso altri mezzi, come ad esempio la performance. E dunque progressivamente l'approccio alla fotografia diventa sempre più complesso, e dunque l'espressione fotografica viene messa in stretto rapporto con la live performance, e nascono tutta una serie di opere importantissime, ma andiamo per ordine. È nel 1974 che un bellissimo Ulay presenta la irriverente mostra Renaissance, che tra l'altro è stata riproposta nel 2018 a New York, in cui attraverso l'utilizzo della Polaroid e del travestimento analizza il concetto di confine, un confine androgeno, come deterritorializzazione del genere. Ulay individua uno scardinamento degli stereotipi e attraverso questo costruisce identità multiple. Truccato e abbigliato splendidamente da donna, segnalava ciò che egli stesso definiva come quella sensibilità femminile che fa parte della mia anima, perseguendo così il suo assioma, l'estetica senza etica e cosmetica. Nel 1976 Ulay realizzò alla The Apple una serie di performance dal titolo Phototot, ed è interessantissimo il procedimento che prevedeva la partecipazione dello spettatore, che prima si concedeva all'obiettivo e poi veniva ibridato, fuso con le foto di Ulay stesso, sconfinando nel limine di una dimensione corporea più volatile e cancellando così l'inviolabilità dell'identità stessa. Sempre del 76 è la performance There's a Criminal Touch to Art, che è la performance
più radicale in assoluto della sua produzione da solista e che viene realizzata a Berlino. In quell'occasione Uhlei rubò un dipinto famosissimo dell'Ottocento, Der arme Poet, del pittore romantico Karl Spitzberg, che era un pittore ammiratissimo dalla ricca borghesia e soprattutto amatissimo da Hitler. E in quell'occasione lo portò, pensate, a casa di una famiglia di immigrati turchi che vivevano nella periferia di Berlino, spostando così l'attenzione sul problema delle periferie e delle minoranze etniche. Il seguito è di dominio pubblico. Uhlei nel 1976 incontra Marina Abramovic. Con lei vivrà un art love affair per 12 lunghi anni e insieme scriveranno la storia della performance art. Relation Works è la serie di performance realizzate a partire dal 76 insieme a Marina Abramovic. I due artisti indagano i limiti del corpo, della mente e il tema della relazione tra uomo e donna. Pensate, mentre viaggiano tutta Europa, vivendo e lavorando per 3 anni in un furgone, la simbiosi e l'empatia tra i due è folgorante e ha generato delle performance memorabili. Relation in Space, la famosissima Imponderabilia, Relation in Time, Breathing In, Breathing Out. Non sto scherzando. Degli anni 80 invece è famosissima Rest Energy. Ma soprattutto The Lovers, che nel 1988 chiude la parentesi tra i due, sia amorosa che professionale, separandoli definitivamente. Nel 1988 si posizionarono ai due estremi della muraglia cinese, Uhlei a nord e Marina a sud, e camminando uno verso l'altro per 2500 km e circa 3 mesi di tempo, si incontrarono finalmente a metà percorso. Il loro addio in quel caso fu mostrato in mondovisione, anche se in verità la performance fu ideata molti anni prima e pensate, aveva esattamente l'intento contrario, incontrarsi a metà percorso per poi sposarsi. Anche per oggi ragazzi il video è giunto alla conclusione, però oggi non ho voglia di concludere con le solite frasi tipo spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale oppure seguitemi su Instagram. Piuttosto oggi vi saluto con queste immagini. Ciao. Marina waves her flag. Today it's nearly 90 days I have been walking on the brink. Bing Chung, the border wall as the locals call it. Walking on that edge which separates the inside world from the outside world. Life from death. Below me I see a furled white flag. Remember, surrender. After working and living together for 12 years, Marina and I were separated for the first time for 90 days. Each of us experienced being a single entity again, accumulated our own experiences that may last forever. 12 years of happiness, of sorrow, rushed back at me. 12 years of work across the world. We are so together in the past, so apart now in the present. And here we meet, we embrace. It's strange. Huh? Two aliens meeting, estranged from each other, and strangers to each other. Uhlei says that it reminds him of the Gorgiev story of the meeting of remarkable men. I can't hardly speak. He speaks continuously about himself, his work, his experience. Tell me about it.
In the first moment of our meeting, in one split of second, he held my finger in his hand. At that very moment, I felt togetherness again, the intensity of the feeling we once had for each other return. Somehow, this finger contact brought back a feelings for a moment, a very short one, intense feeling of peace and beauty. I'm so glad that we didn't give up this walk. We need a certain form of ending. After this huge distance of walking towards each other, we met unhappily. It is a very human, in a way. It is more dramatic, more like a film ending, than actually having this romantic story of two lovers. Because in the end, you are really alone, whatever you do.